più grandi insieme. Icaro Sport ringrazia A più Studio, Archigest Consorzio Logica, Bike Service, Cibe, Clinica Nuova Ricerca, Consulta, Emporio Gastronomico e Coconuts, Erba Vita, Gruppo Marcar, Isol Casa, Italia Depura, Lasersoft, Lo Zodiaco Frontemare, Locatop, Misano World Circuit, Onoranze Funebri Cappelli, Osteria La Capannina e La Tramonteria, Qui si sana, Ristorante La Cappa, SGR Luce e Gas, Rose and Crown. Ciao. Allora, le indicazioni, al di là del risultato, che chiaramente è la cosa meno importante, però insomma la vittoria mi sembra piacere, però che indicazioni può trarre da questa amichevole, che è la seconda di questo campionato? Sì, diciamo che è stata la prima partita, diciamo, un po' vera, ecco. E nulla da togliere al test che abbiamo fatto su Affrontone, ma oggi c'era una squadra con un livello molto, molto più alto, quindi cose buone, cose meno buone, però tutto sommato è stato un test positivo dove bisogna migliorare tanto, e è normale che la condizione fisica è una condizione un po', non dico precaria, però siamo ancora un po' pieni di lavoro, quindi poi è normale ora iniziamo a lavorare già questa settimana che verrà, perché abbiamo poi la Coppa Italia. E quindi con meno carichi e piano piano andiamo a smaltire un po' il lavoro, però ripeto, migliorare, perché c'è sempre da migliorare, però ho visto anche delle buonissime cose, grande volontà, spirito di sacrificio, soprattutto su alcune ripartenze della San Benedettese, dove ci aspettava spesso sotto la metà campo per poi ripartire, e quindi siamo stati bravi molte volte anche alla riconquista subito della palla per poi rigiocarla, quindi atteggiamento molto molto positivo. C'è di voi? Aveva qualche problema che non è entrato? No, ho preferito vedere alcune cose, soprattutto di Parigi, che è l'ultimo arrivato, quindi poi vediamo un po' in questi giorni il da farsi, ecco. Essere partito nel primo tempo con tanti giocatori della vostra squadra, 11 mi sembra, quindi... Non ci ho fatto nemmeno caso, sono sincero. Noi sì, perché magari avendo visto tutto, sì. Per noi era più ovvio. Come va l'inserimento dei nuovi? Tanti sono arrivati da pochi giorni, qualcuno probabilmente deve ancora arrivare. A che punto siete? Siamo all'inizio. Siamo all'inizio perché la richiesta è una richiesta un po' diversa. Io ho parlato con i ragazzi, ho visto alcune partite dell'anno scorso e quindi è una richiesta diversa sotto tanti aspetti. C'è un grande dispendio di energia nelle due fasi, quindi bisogna, ecco, lo dicevo prima allo staff e anche al direttore, la squadra deve stare al 100% sotto l'aspetto fisico, perché quello che andiamo a richiedere c'è un grandissimo dispendio di energie, perché poi nelle due fasi devono avere sempre l'intensità alta, anche a volte quando magari recuperiamo palla e facciamo più palleggio per muovere gli avversari, lì bisogna fare palleggio, pensare, costruire e andare a fare la giocata che magari si sta preparando per andare a fare quel tipo di giocata, quindi i giocatori hanno un dispendio di grandi energie, soprattutto anche mentali, il giocatore pensante che deve cercare di capire la soluzione giusta, deve cercare di muovere l'avversario per trovare il passaggio giusto, la linea di passaggio pulita, quindi
parlando con tanti giocatori, facciamo qualcosa di veramente di diverso, una richiesta di lavoro importante, ma soprattutto per la crescita del giocatore, che per me, a me interessa quello, non mi interessa il risultato immediato, perché alla lunga, se non vai a fare determinate cose, non puoi assolutamente raggiungere determinati obiettivi. Col tempo, con la pazienza, e quello che mi interessa è migliorare ogni singolo giocatore, quindi ci vuole un po' di pazienza, ecco. Parlavo di singoli giocatori, per come siamo abituati, sono stati abituati a vedere noi Malagrida e Accursi qualche metro più avanti. Quello è il ruolo che lei vede per loro? Ma sono due giocatori che sotto l'aspetto tecnico hanno grande qualità, e quindi giocando in quella zona di campo sono molto bravi sul primo controllo, e quindi è una zona, magari voi vorreste vedere un po' più avanti sulla linea dell'attaccante, però è una zona di campo dove, se lavorano bene, le due mezzali sono quasi due trequartisti in possesso di palla nostra, quindi è una zona di campo molto molto importante, e sono due giocatori che, se riescono a capire bene come devono muoversi in quella zona di campo, sono due giocatori molto molto bravi, quindi stiamo cercando di, ecco, di inserire un qualcosa nel loro bagaglio per una prospettiva magari di futura, ecco, e preparare magari un ruolo forse che mai nessuno ha pensato a un qualcosa di questo tipo in quei due giocatori, e stiamo aggiungendo qualcosa, ripeto, al proprio bagaglio che gli può servire nella crescita. È chiaro che supportare un giocatore così, insomma, ha peso anche a Garetto, che è uno che spinge molto in avanti, ci vuole parecchio equilibrio. Ci vuole equilibrio e grande disponibilità, e noi lavoriamo anche oggi, nonostante le gambe, come ho detto prima, sono un po' piene di lavoro. La disponibilità mi riferivo proprio al fatto che la squadra deve lavorare sempre in 40-45 metri, possesso e non possesso palla, quindi il primo grande lavoro lo fanno proprio gli attaccanti, quindi persa palla devono avere quella voglia e quella cattiveria di andare a riconquistarlo, quindi è normale che se giochiamo in 70-75 metri diventa più difficile, e mi leggo al discorso di prima, il dispendio di energie che bisogna avere facendo questo tipo di gioco, quindi mi riferivo a quello, la grande disponibilità di giocare corti nelle due fasi, che secondo me è molto molto importante. Io ho visto questo soprattutto nei ragazzi oggi. Buonasera, ben trovato. Buonasera. Quali sono le indicazioni in casa Samuel per quanto riguarda questa partita? Ma abbiamo fatto una buona prestazione contro sicuramente una squadra di livello, una squadra importante, e oggi finisce il nostro ritiro, quindi venivamo come loro da un ritiro molto che abbiamo spinto molto, e quindi è stata un'ottima gara, abbiamo avuto delle ottime indicazioni, e quindi siamo pronti per il proseguio del campionato, ecco, dei prossimi impegni, che sicuramente saremo molto più leggeri sulle gambe, e quindi, però siamo molto soddisfatti della nostra prova, sia il primo tempo che il secondo tempo. Ieri sono stati risolti i gironi, siete nel girone F, come ti sembra abbastanza tosto, insomma, ci aspettava. Sì, io non conoscendo i gironi comunque mi sono affidato a quello che mi hanno detto i compagni, quindi secondo me è uno dei gironi più difficili, e noi ce la metteremo tutta per centrare il nostro obiettivo, che è, senza nasconderci, è provare a vincere questo campionato. Ben trovato. Grazie. Allora, raccontaci un po' le prime impressioni nel fare l'esordio a Roma Nere, chiaro, la prima amichevole, però insomma, qui giocata qui insomma in casa, però che impressione ti ha fatto insomma lo stadio, la tifoseria, partiamo da lì. No, beh, sicuramente è un'emozione grandissima essere qua, sono molto felice, io l'ho detto già in delle interviste precedenti, insomma sono veramente contento di essere qua, già dalle amichevoli si vede che è una tifoseria molto calda, e speriamo, insomma, siamo convinti che questa tifoseria ci accompagnerà anche più numerosa in campionato. Hai messo lo zampino su entrambi i gol, no? Uno l'hai fatto e l'altro è arrivato su un tuo palo, insomma, quindi ci hai un po' fatto vedere anche quelle che sono un po' le tue caratteristiche. Sì, dai, diciamo che il primo purtroppo ha preso palo, però è stata un'azione che provavamo, che abbiamo provato in allenamento, un'azione manovrata, il secondo, il gol mio è stato
anche quella un'azione provata, delle palle imbucate tra le linee, e dobbiamo continuare su questa strada per farci trovare pronti già dalla prima di Coppa. Ciao. Buonasera. Mi sembra che anche a livello di condizioni stai già bene e oggi hai dimostrato quali sono un po' le tue caratteristiche, non sei il classico attaccante che sta piantato in mezzo all'area, ma sei il tuo campo della squadra. Sì. Diciamo che mi piace muovermi sul fronte d'attacco, sì. Sto bene, diciamo di sì, dai, ancora siamo un po' carichi dal lavoro fatto durante il ritiro, oggi era l'ultimo giorno e adesso stacchiamo un paio di giorni, però diciamo che la condizione ottimale ancora non c'è. C'è tempo, anche se in realtà il primo impegno ufficiale da tra una settimana. Sì, sì. Non c'è, ma deve arrivare presto. Comunque stiamo lavorando in funzione della Coppa, quindi fino ad oggi abbiamo lavorato, adesso inizieremo a dare più brillantezza e arriveremo pronti. Cioè, a livello di gruppo si è creato in queste 3 settimane, quasi di ritiro? Sì, 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 mi sto trovando benissimo con i ragazzi, è un ottimo gruppo, e io l'ho detto dal primo giorno, mi sono trovato subito bene. E come ho detto, dobbiamo continuare su questa strada facendo gruppo, il gruppo deve essere la nostra forza per raggiungere grandi obiettivi. Buonasera mister. Buonasera. Quali indicazioni potrà da questa partita? Mi sembra, insomma, chiaramente il caldo ha influenzato tanto, i carichi di lavoro pure, quindi abbiamo visto anche le gambe un po' pesantite. Sì, vabbè, quello è normale, noi siamo partiti 2 settimane fa, squadra tutta rinnovata, quindi carichi di lavoro alti fino a stamattina. Nonostante questo, secondo me abbiamo fatto un'ottima partita contro una squadra che ha, diciamo così, è una categoria superiore alla nostra e soprattutto ha magari qualche giorno in più rispetto a noi sulle gambe, che poi loro la settimana prossima inizieranno con la Coppa Italia, quindi. Però i ragazzi hanno fatto bene sia nella fase difensiva che nella fase offensiva, poi soprattutto sono stati bravi a concedere poco a Rimini e quindi sappiamo che dobbiamo lavorare perché il nostro campionato è un campionato difficile dove ci sono tanti derby e dobbiamo farci trovare pronti. Ecco, proprio sul giro che è stato risolto ieri, è un bel campionato, insomma. Uno dei gironi forse più tosti, sono più tosti in assoluto. Sì, diciamo che il girone F è stato sempre uno dei gironi più tosti, dopo quello del sud che è l'H, se non mi sbaglio. Quindi noi sappiamo a quello che andiamo incontro, però il gruppo si sta cementando bene, stiamo facendo un ottimo lavoro e quindi cercheremo di tenere alti i nostri colori, che sono quelli della San Mettese Calcio e soprattutto di portare i nostri tifosi sempre al nostro fianco ogni domenica. Più grandi insieme. Icaro Sport ringrazia A più Studio, Archigest Consorzio Logica, Bike Service, Cibe, Clinica Nuova Ricerca, Consulta, Emporio Gastronomico e Coconuts, Erba Vita, Gruppo Marcar, Isol Casa, Italia Depura, Lasersoft, Lo Zodiaco Fronte Mare, Locatop, Misano World Circuit, Onoranze Funebri Cappelli, Osteria La Capannina e La Tramonteria, Qui si sana, Ristorante La Cappa, SGR Luce e Gas, Rose and Crown.